Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento del mercoledì con Faccia a Faccia. L'ospite di questa sera, lo avete già intravisto dalla nostra inquadratura, è niente po' di meno che Francesco Graziani. Grazie per essere qua con noi. Lo Grazie a abbiamo te Andrea, ciao. invitato con grande piacere, ben trovato, ma ben ritrovato, perché insomma questi studi sono un po' anche casa Sì, sua. non c'è problema. E l'abbiamo invitata perché poco più di un mese fa lei ha tagliato un traguardo importante, ha festeggiato i 60 anni e innanzitutto le chiedo come ci si sente, insomma, Ah, ad bene, aver fatto cifra bene. tonda. No, bene, anche perché insomma tutto sommato, grazie a Dio, c'è la salute, c'è un po' di lavoro, ci sono delle prospettive, ci sono dei progetti. Sono tante cose che circondano questi miei 60 anni, quindi direi bene. Adesso andiamo alla caccia dei 70. Se li sente un po' addosso questi Beh, 60 anni? Beh, oddio, un pochettino te li gioca a calcetto senti. Sì, ancora alla oddio, grande. mi sopportano adesso. Una volta giocavo, adesso mi sopportano un po' a calcetto. Sì, mi diverto, mi muovo e cerco sempre di fare un po' di sport, perché poi io dico sempre che chi ha fatto sport a certi livelli, alla fine il piacere della doccia con un po' di stanchezza è il massimo, e allora è una cosa che ancora mi appassiona e quando posso mi muovo, perché poi il movimento, al di là di tutto, insomma, è sempre piacevole e soprattutto è vita poi. Come ha festeggiato questo compleanno? Ha fatto qualcosa Ma di no, particolare? sono stato in famiglia, eravamo soltanto io, mia moglie e mia figlia, siamo andati alla domenica a pranzo fuori, non c'era mio figlio perché lui fa l'ultimo anno, gioca ancora a pallone per l'ultimo anno, quindi lui era fuori. L'abbiamo passato così in famiglia, senza tante. Anche perché poi, Andrea, io i compleanni non è che li festeggio tanto volentieri. Voglio arrivarci poi a quel fatidico giorno, però Però quando ci arrivo, non lo so. Il compleanno è una cosa che io non ho le mai candeline non festeggiato. hanno più il fascino No, di non una hanno quel volta. fascino che avevano magari in tempi passati. In tempo passati, da giovane, era anche piacevole con gli amici, si faceva la combriccola, un po' di confusione. Oggi non so perché, quando ci arrivo sono contento, però poi non lo festeggio, non è che c'è la torta con le candeline, Però mi ha ecco. detto ha fatto un viaggio, non so se era un regalo di compleanno, quello No, con beh, sua quello no, moglie. era da tanto che non facevo un viaggio di piacere con mia moglie e quest'anno, anche perché soprattutto lei ha bisogno di riposarsi un pochettino, di staccare un po' la spina perché è sempre molto impegnata, allora abbiamo deciso di andarcene una settimana a casa, siamo stati 8 giorni in Kenya, siamo stati veramente bene. E allora, prima di continuare l'intervista, vediamo come al solito la scheda che ha preparato per noi Luca Caneschi. Il tormentone di un fortunato spettacolo teatrale di Davide Enia dedicato ad Italia-Brasile dell'82 è il generoso Ciccio Graziani. È una definizione che gli si è appiccicata addosso e della quale ha anche lui sorriso proprio assistendo allo spettacolo all'Anfiteatro di Arezzo durante un'edizione di Arezzo Wave. Ed è proprio con generosità che Francesco si è speso anche negli anni successivi alla fine della sua carriera di calciatore. Dopo aver corso in campo come in genere gli attaccanti non fanno e dopo aver segnato nonostante questo gol a valanga con maglie che ha amato come quelle del Torino, della Fiorentina e della Roma. Graziani non nega mai una battuta, un giudizio, un'intervista o un commento sia a livello nazionale che a livello locale, dimenticando anche le asprezze del periodo nel quale si espose in prima fila nella rinascita dell'Arezzo dopo il primo crack del 93. Del nuovo Arezzo Graziani fu presidente apprezzato ma anche criticato, ma a distanza di un po' di anni non c'è dubbio che il suo fu comunque, pur se con qualche ombra insieme a molte luci, un atto di generosità. Ciccio è diventato anche un personaggio televisivo a tutto tondo, protagonista non solo di trasmissioni sportive ma anche di reality e proprio alla serie TV Campioni deve la sua ultima esperienza in un ruolo, quello di allenatore, nel quale sono state più le delusioni che le gioie. Memorabile la prima puntata di Campioni nella quale, chiamato a fare davanti alle telecamere il discorso alla squadra prima della partita, a chi si aspettava la retorica di Al Pacino in ogni maledetta domenica, propose invece un non famo cazzate che fece la gioia della Jalapa's Band. Anche se ha avuto poca fortuna nelle esperienze politiche tentate in questi anni, chi lo avrebbe detto che il ragazzo arrivato tanti anni fa ad Arezzo, sul quale il compianto Pinella Rossi ha raccontato spesso episodi da libro cuore, avrebbe fatto tanta strada? Giuffrida! Accidenti a te! Pepe! Sto bambolotto! Gullo! Accidenti a chi te vota! Mannaggia te che non ti tira una scarpa veramente! Non capirà mai quello lì! Mai! Mai capirà! Mai capirà! Mai! Mai! Beh, E allora, è divertente questa abbiamo di chiuso, Luca. sì, su YouTube c'è veramente di tutto, Sì, c'è un po' di soprattutto tutto. relativo all'esperienza nel L'esperienza con i reality ragazzi, sì, con con Campioni, con i Campioni. ragazzi del Cervia.
Io però voglio partire innanzitutto da una cosa con cui è esordito anche Luca Caneschi, questo appellativo di generoso che ha caratterizzato la sua carriera, no? Alla fine, ma era un'etichetta scomoda, era una cosa che dava fastidio. Era un'etichetta scomoda quando qualcuno ci giocava su questa parola, perché per me è sempre stato un vanto essere etichettato come un generoso, perché se di me hanno apprezzato, oltre magari ai gol che ho fatto, alle qualità tecniche, qualche gol particolare, ma dovunque sono stato mi ricordano sempre per un giocatore che ha sempre dato il massimo. Io è difficile che sia rientrato negli spogliatoi una volta senza aver creduto o pensato di aver dato sempre il 100% di me, ma spesso mi sacrificavo anche per i compagni, perché per me la battuta di un compagno, l'abbraccio di un compagno o il complimento di un compagno era una cosa meravigliosa, quindi mi sono sempre sacrificato anche un po' per gli altri, e questo mi ha portato poi ad avere questo appellativo. Ma c'era un allenatore che è stato molto importante per me, anche se l'ho avuto per poco tempo, che era Giancarlo De Sisti, e spesso lui si arrabbiava e lui diceva sempre: attenzione ragazzi, Ciccio non è solo generoso, Ciccio è bravo, Ciccio è un campione del mondo, Ciccio è un uomo spogliatoio, è una persona seria. E quindi quando lo etichettate con quella parola, usate nel modo giusto, perché lui se lo merita. Abbiamo 9 minuti scarsi, voglio ripercorrere in questo primo spazio un po' tutta la sua carriera. Il Bettini Quadraro, lei inizia lì. Beh, una squadretta di Roma, una squadretta che... Fu colpo di fulmine con il calcio, immagino, fin da piccolissimo. Sì, no, mi videro in una partitella nel mio paese e mi portarono a giocare a Roma. E feci un provino con la Roma mi prese. E poi arrivò Herrera e i ragazzi al di fuori di un certo chilometraggio da Roma non li hanno più presi. Memore di avermi visto in quella famosa partitella, il dirigente del Bettini Quadraro mi disse: ma lo prendiamo noi questo ragazzo, e da lì è nata la mia favola. E invece qual è stato l'aggancio con Arezzo? Perché lei è arrivato nel 1970. L'aggancio con Arezzo, noi facevamo a Roma un torneo per giovani, che era il torneo di Iulis, un torneo molto importante, e quella volta lì c'era dottor Rachini con un altro personaggio che non mi ricordo adesso di preciso con chi era quel giorno. E quando tornò Rachini ne parlò a Zamponi, disse: io ho visto una partita di una squadretta di Roma e c'è un ragazzo secco ma che gioca molto bene. E Zampolin prese contatti con il presidente del Bettini Quadraro e mi fecero arrivare ad Arezzo nel giro di 15-20 giorni a fare un provino qui ad Arezzo, e neanche a farla apposta mi presero subito. Com'era Arezzo nel 1970? Lei dove abitava? Quando arrivò, diciottenne? Quando sono arrivato mi misero ad abitare subito da Cecco, al ristorante Cecco lì in Corso Italia. Dopo, negli anni successivi, andai a dormire addirittura con Capitan Tonani, perché Tonani abitava all'angolo dei Bastioni. Ah, possiamo vederla la foto dell'Arezzo 72-73, perché eccola qua, c'è esatto. Anche Tonani, qua con Ballacci allenatore. Con Ballacci, all'angolo dei Bastioni, e andai a abitare in una casa dove c'era già Tonani e mi diedero una stanza lì. E poi da lì andai ad abitare un'altra volta insieme ad altri ragazzi in via Porta Buia. E poi niente, poi dopo da lì poi sono andato, l'ultimo anno dormivo lì e poi sono andato a Torino. 48 presenze in B, 11 gol, 3 stagioni in Amaranto. Mi dice un episodio di vita personale che ricorda di quei 3 anni lì? Ma ci fu un episodio, giocavamo in casa con il Bari e era una partita difficile, 0-0, a un certo punto ci danno un calcio di rigore e c'era Zeli che prende la palla, l'attaccante, che andò, prese la palla e andò sul dischetto, e mi chiamò Tonani e mi disse: guarda che ti vuole Ballacci. Io mi giro e mi fa: lo devi tirare tu il rigore. E dici: no, no, lo tira Zeli. Ho detto: ci pensa Zeli. Lui, Ballacci, chiamò Zeli e disse: vieni, lascia che tira Graziani. Allora Zeli venne col pallone, me lo diede nelle mani, e io dissi: va bene, ok. Andai sul dischetto e mi tremano molto le gambe, a dire la verità, perché è una responsabilità troppo grossa, perché quella partita noi comunque dovevamo vincerla. E battia di rigore, non mi ricordo adesso quanto mancava alla fine, battia di rigore, feci go e vincemmo 1-0. Questo è un episodio particolare, perché non lo volevo tirare, perché le responsabilità erano enormi in quel momento. Però Ballacci, siccome è stato molto importante per me dal punto di vista formativo e caratteriale, mi disse: no, voglio che tu lo tiri te, anche se sbagli, ma voglio che tu lo tiri te questo rigore.
E da lì mi ricordo un po' la storia di Menchino Neri col campo basso, però lui poi lo sbagliò quel rigore, non lo voleva battere, esatto, gli fecero battere esatto, però ecco, questo è un episodio che mi rimase impresso perché caratterialmente mi regalò tantissime cose. E poi da lì 8 anni al Toro, lo scudetto del 76, capocannoniere di anni del 77, 97 gol in Granata, il Toro è la sua squadra del cuore, possiamo sì, definire diciamo così. Che è stato il matrimonio più lungo. Lì sono nati i miei figli, lì sono nato anche calcisticamente parlando, perché lì mi sono evoluto, sono migliorato tantissimo, ho avuto una bella storia con quella società. E direi che io ho ricordi molto belli con tutte le società in cui ho giocato, perché ancora oggi, davvero, quando vado a Roma, quando vado a Firenze, c'è sempre grande attenzione, grande entusiasmo, grande simpatia nei miei confronti. Però dovrei dire Torino, perché il Toro è la squadra dove sono nato, cresciuto, mi sono completato. E poi è stato il matrimonio più lungo, l'amore più grande. Il cuore Toro, di cui tanto si parla, no? È una leggenda, è un'invenzione, è un modo per caricarsi, esiste veramente? No, esiste veramente, perché io per esempio mi ricordo che quando giocavo nel Toro, anche negli anni belli, quando eravamo molto competitivi al pari della Juventus, ci siamo giocati per 2-3 anni addirittura lo scudetto al pari della Juve. Nonostante fossimo arrivati a certi livelli, noi ci allenavamo allo stadio Philadelphia, che era il tempio del grande Torino. E quando entravi dentro per andare negli spogliatoi, c'era un'immagine molto bella, grande, una foto del grande Torino, un po' sbiadita, in bianco e nero. E quando entravi lì, che passavi sotto questa gigantografia, dovevi fare silenzio, è come se tu non dovessi dare fastidio a nessuno, non dovevi svegliare niente. Ecco, la leggenda parte dal presupposto che tu appartenevi a una realtà che ha avuto per diversi anni la squadra più forte d'Italia, e quindi c'era una sorta di grandissima riverenza nei confronti di quella realtà, e quando tu indossavi la maglia granata era una maglia che aveva un valore, ti faceva pulsare forte il cuore. Questo è vero, perché nelle altre maglie in cui ho indossato, sia a Roma che a Firenze, non c'era questa atmosfera intorno al colore della maglia. La squadra più forte d'Italia è il grande Torino, l'è stato per tanti anni. Graziani, Pulici, gemelli del gol, per molti sono stati la coppia gol più forte d'Italia. Ecco, sì, ma eravate veramente più forti in un periodo in cui c'era Bettega, c'era Boninsegna, sì, c'era sì, ma non c'era una coppia così prolifica e così ben assortita. Allora, perché possiamo vederla la foto, non so se la regia l'ha già messa in onda, una foto di qualche anno più tardi, sì, questa, insieme a Paolino Pulici e Gigi Radice. Questo è il giorno che abbiamo vinto, lo scudetto. Era come un binomio magico, perché c'erano delle volte che bastava uno sguardo per capire chi doveva andare sul primo, chi doveva andare sul secondo palo, su un cross di Claudio Sala. Non c'era antipatia tra di noi, c'era molta collaborazione, e quando due giocatori, noi per in 8 anni solo di campionato, e all'epoca le squadre erano 16, non come adesso 20, abbiamo fatto esattamente 200 gol in due, perché ne ho fatti 98 io e 102 lui. Qualcuno dice 97, 98, perché sì, in un derby contro la Juventus io toccai la palla, la sfiorò appena appena Spinosi con lo stinco, e mi ricordo la moviola. Alcuni dicevano no, è di Graziani. Oggi sarebbe gol di Graziani. No, oggi sarebbe. All'epoca no, me ne davano tre. All'epoca stavano a guardare la virgola, e allora alcuni mi danno quel gol, altri non me lo danno. Perché, infatti, ho letto 97-98. Perché io invece dico sempre 98, perché quel gol era il mio. Poi dal Toro, due stagioni alla Fiorentina, e lì io ricordo anche qualcuno diceva ma Ciccio non è più quello di una volta, Graziani ormai è finito. Insomma, no, beh, il primo anno a Firenze feci, adesso non mi ricordo, sì, 11 o 12 gol, e avevamo una squadra fantastica. Abbiamo sfiorato lo scudetto fino all'ultima domenica, e il grande rammarico di quella stagione è che perdemmo Antognoni per 14-15 domeniche. Perché con Giancarlo, senza l'infortunio con Martina, noi l'avremmo vinto quel campionato, perché lui 2-3 punti in più ce l'avrebbe regalati da solo, o su punizione o in un'altra maniera. E facemmo un campionato straordinario, arrivammo secondi. L'anno dopo ho avuto una serie di infortuni, non sono stato più bene, ho avuto una stagione molto altalenante. Ecco, allora lì hanno cominciato a dire ma forse a 31 anni forse Graziani sta a fine carriera, non è più il giocatore brillante, e cambiai anche per questo, perché quando arrivò all'Odi a Firenze
Abbiamo avuto subito una piccola discussione, lì ho capito che forse il mio tempo a Firenze era finito, mi capitò l'occasione della Roma e poi sono andato a giocare a Roma. Ecco, siamo quasi in chiusura, le chiedo 30 secondi però per così inquadrare il periodo in giallorosso. Tre stagioni alla Roma con due Coppa Italia vinte, c'è un episodio, il rigore in Roma-Liverpool dell'84, ma lei Bruce Grobelaar l'ha mai più incontrato il portiere? Non l'ho mai più incontrato e mi avrebbe fatto piacere incontrarlo, strano perché spesso anche nel dopo carriera è capitato di fare delle manifestazioni benefiche, abbiamo fatto partite con l'Inghilterra, con la Francia, con i tedeschi, con le vecchie glorie, ma non c'è stato mai modo di rincontrare Grobelaar, ma avrebbe fatto piacere, l'avrei abbracciato, anche perché la verità è che non mi ha dato fastidio lui nei movimenti da clown che ha fatto in quel rigore che poi ho sbagliato. Se dovessi individuare un problema in quella specifica particolarità, è i tanti fotografi che c'erano dietro. Io mi ricordo che quando andai a battere quel rigore, a parte la tensione nervosa, a parte la tensione nervosa, c'erano credo 50-60 fotografi che con i flash quasi ti abbagliavano. Non ho sbagliato per quello, ci mancherebbe, però io lo feci presente al presidente Viola e negli anni successivi il presidente Viola si batteva perché non ci fossero più i fotografi dietro una manifestazione così importante, calci di rigore. Se tu ci fai riferimento negli ultimi 15-16 anni, nei calci di rigore e nelle finali di Champions League o di Coppe Europee, di Campionati del Mondo, non ci sono più fotografi dietro la porta. Tra l'altro segnarono Di Bartolomei e Righetti, sbagliò Graziani e sbagliò Bruno e poi Conti. Sbagliò anche Bruno, praticamente sbagliamo i due campioni forti del mondo. Tra parentesi, quelli che non avrebbero dovuto sbagliare. Esatto. Da qui ripartiamo subito dopo la pubblicità con la seconda parte di Faccia a Faccia con Francesco Graziani. A tra poco.